E adesso una penna un po' particolare, la Vuben Gekko E61. Un po' particolare per quale motivo? Beh, perché è un po' un multitool, ci permette di fare tante cosette super interessanti. La prima è che ha in dotazione una torcia che può essere utilizzata anche ad angolazioni diverse. Quindi posso applicarla dove mi serve, eventualmente anche su una superficie metallica, e utilizzarla come torcia per scrivere. Sì, possibile anche fare questa cosa qui. Ovviamente, se devo scrivere, mi illumina il foglio. Mi piace tantissimo questo aspetto. Non solo, ma questa è una torcia che funziona anche da segnalatore. Ecco che posso avviare un lampeggiante di polizia. È in dotazione un'ottima clip. Sì, la torcia è ricaricabile. Ecco, da dove posso ricaricarla con un cavetto, con il cavetto in dotazione. E arriva con tantissimi accessori. Accessori perché è possibile fare questa cosa qui che mi piace tantissimo. Vedete come ruotando questa parte della punta ho un frangivetri oppure una penna a sfera. Ovviamente anche le ricariche interne dell'inchiostro sono disponibili su backpacco.it. Vediamo gli altri accessori, che è divertente. Ecco la confezione, la penna arriva in questa posizione. Abbiamo un manuale di istruzioni, no, non mi metto qui a svolgerlo, a leggerlo. Poi abbiamo un cavetto di ricarica, lo vedete disegnato qui. La scatoletta più interessante è invece questa, che conserva tutti i ricambi, e le configurazioni possibili. Abbiamo due O-ring di ricambio, perché ogni puntale, ogni terminale ha un O-ring. Poi abbiamo uno spaccavetri, una punta in tungsteno molto molto resistente, e una punta per gli schermi touch. Quindi, per sostituire il terminale, mi basta svitarlo e facciamo ad esempio che non mi serve la zona penna a sfera, eccola qui, ma decido di montare il terminale per gli schermi touch. E ho la mia penna touch. Quindi in un attimo posso configurare la penna tattica esattamente come la voglio. Vuben E61 su backpacko.it, insieme a tantissime penne tattiche. E se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace qui sotto. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social.